Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Ci occupiamo di ricostruire il modello solido del pezzo rappresentato con queste proiezioni ortogonali. Il pezzo, pur presentando delle superfici inclinate, è molto semplice da modellare e direi che un'idea potrebbe essere quella di costruire esattamente questo profilo, assumendo questa vista in basso come vista principale. Il metodo è rappresentato, il pezzo è rappresentato, il solido è rappresentato secondo il metodo americano, per cui questa è la principale, questa è la vista dall'alto e questo sarà, il primo schizzo che andremo a disegnare. Allora, apriamoci, file, nuovo. Partiamo dai file professionali, apriamoci dunque le unità di misura. Direi che per essere il foglio in formato 4, e questo è visibile qui, adesso non riusciamo a vederlo, però è un dato che potremmo leggere qui in sheet. Essendo in formato 4, essendo rappresentato in formato ingrandito di una volta e mezzo, questi non possono essere sicuramente pollici, sono millimetri. Quindi useremo il prototipo per costruirlo in millimetri. Benissimo, dividiamo lo schermo in due parti verticali. Quindi di qua teniamo l'oggetto, la proiezione di riferimento, qui andremo a modellare e facciamo un'ulteriore divisione in questa parte qui. Andiamo a caricare un altro file nuovo e questa volta facciamo non un file di modello, ma un file di proiezione. Allora, la proiezione fornita è col metodo americano, le unità sono millimetri, quindi ISO millimetri americani. Questo è il prototipo che scegliamo, è qui. E adesso questo lo dividiamo in due finestre, per farlo lo prendo e lo sposto così, vedete, facendo nascere quella barra, ho sbagliato, facendo nascere quella barra verticale, lo riporto alla posizione. No, facendo questo qui in orizzontale devo far nascere la barra. Ecco, eccola qui. Quindi qui abbiamo l'oggetto che dobbiamo fare, qui abbiamo la nostra proiezione di riferimento, vedete il metodo è lo stesso, e qui abbiamo il modello solido che stiamo sviluppando. Allora, abbiamo detto che partiamo da questa faccia, da questo schizzo, e io direi di farlo sul piano, possiamo scegliere, io la farei sul piano ZX, in maniera che questa sotto rimane poi la base dell'oggetto sul piano XY. Allora, ZX, eccolo qua, attiviamo lo schizzo. Mettiamoci in questa modalità e facciamo il nostro schizzo. Allora, partiamo da qui, 2, 3, 4, 5, 6 e andiamo a chiuderlo. Ok, lo chiudiamo, in realtà li lascio sempre aperti perché l'ultimo vincolo di coincidenza lo do sempre io. Ok, l'ultimo vincolo di coincidenza. Perfetto. E qui ne manca un altro, facciamolo subito. Mi vengono dei dubbi che non ne sia stato messo nemmeno uno, perché in questo momento io ho settato Inventor senza nessuna inferenza di nessun vincolo, quindi devo farmi solo lavoro. E beh, questa volta lo faccio, poi adesso andando avanti vado subito a modificare questa opzione, così. Questo evitiamolo perché diventa veramente troppo lungo. Comunque, in questo modo ho dato i sei vincoli di coincidenza. Ora andiamo a mettere gli altri vincoli a determinare poi le misure. Allora, usciamo dalla coincidenza, mettiamo l'orizzontale e questo lo poniamo orizzontale.
Poi mettiamo questi due, usiamo il perpendicolare, 1, 2, 1, 2, questo lo mettiamo parallelo, e mettiamo anche, allineiamo i due punti medi del segmento sopra. Questo determinerà l'uguaglianza di questi due lati obliqui. Comunque io, ok, credo, non so se l'ho messa, scusate, vincolo verticale, ripeto l'operazione, questo col punto medio, perfetto. Ok, adesso andiamo a mettere le quote, che sono 10 questo qua. Ok, dieci, poi sotto è 60. L'ho fatto molto sproporzionato, eh? Adesso pian piano farà tutti questi giochettini qui. 15 è l'altezza di questa parte qui. Poi scriviamo che questa è sono uguali e che l'altezza globale è 35, quindi la distanza di questi due tratti fra di loro paralleli è 35. Quota 35 Ok, andiamo, due quote necessarie, è tutto vincolato, meno chiaramente alla sua posizione. Andiamo a mettere questo punto. Nell'origine. Schizzo completamente vincolato, concludi schizzo. Rimettiamoci nella nostra vista ed estrudiamolo. Estrudiamolo in profondità direi di farlo tutto 20 più 10 di 30 e lo farei simmetrico, quindi estrusione di 30 e lo farei in questa maniera, in maniera da tenermi il piano XZ come piano di simmetria e do l'ok. Ok. Adesso, guardando questo oggetto, mi accorgo che c'è qui una linea. Quindi qui evidente, e qui si vede, c'è una rientranza, oltre ad avere questa diciamo lavorazione qui, è un'asola che è su questa faccia e che avrei potuto lavorare direttamente nello schizzo che ho appena fatto. Però prima di andare avanti, incomincio qui a prepararmi la mia proiezione di controllo. Il pezzo ce l'ho già, quindi questo parte 1 lo salvo, file, salva con nome. Io ce l'ho già ovviamente, quindi uso lo stesso nome, ma gli attacco là filmato come nome. Ok, quindi questa è parte 1 2019-10-14 filmato. E qui andrò a fare la vista base usando esercizio anche lui filmato. Eccolo qui, 10 filmato IPT. Perfetto, se l'è già preso da solo. Ok, questa è la prima vista e direi che ci siamo e poi facciamo la vista dall'alto. Quindi questa è la prima vista e poi vista base perché non riesco a fare la vista dall'alto. No, qui non ho ancora confermato. Ok, e diamogli ok visto che non vuole nulla. E facciamo la proiettata dall'alto, eccola qua. Ok, non ho capito, devo aver schiacciato parlando qualche tasto sbagliato. E diciamo che fino a questo punto, diciamo, le due proiezioni non ci danno da pensare che abbiamo fatto qualche errore. L'unica cosa è questa vista qua, qui c'ha un'asola che potremmo anche fare subito. Allora, torniamo nel nostro file di parte, riprendiamo il nostro schizzo. E andiamo a fare la nostra asola. L'asola la facciamo con un comando rettangolo.
La faccio generica, come vedete non allineo niente, non mi faccio mettere nessun tipo di vincolo da inventor, ci penso io. Allora, l'asse è verticale. L'asse è verticale e quindi io gli vado a dire che tac, quell'asse lì è verticale. Inoltre l'asse si trova in mezzeria, quindi è allineato a questo punto. Con questo punto poi si trova allora 10 di larghezza, 10 di lunghezza, scusate, il raggio, eccolo qua, è 10, tutto 10. Che bello, quota. E questa speriamo sia una quota, dovrebbe essere sì, la quota del raggio, e ci mettiamo quindi 5. Poi facciamo questo tratto lungo 10, andiamo a quotare la nostra asola, 10, poi andiamo a posizionarla, questo punto qui a distanza di 10, ed è l'ultima quota che ci serve, quindi da qui a qui è 10. Allora, concludi schizzo, ovviamente giriamo l'inquadratura. Non si è aggiornata la feature, per cui andiamo sull'estrusione, modifica lavorazione, andiamo a selezionare, questa volta con il control escludiamo la parte centrale. Ecco che nasce il nostro foro. Controlliamo che vada da tutte e due le parti, esattamente come va la faccia. Diamo l'ok. Quindi il nostro ovale, la nostra asola ce l'abbiamo portata e adesso dobbiamo andare a fare questi due scassi che si vedono qui, scusate, questo è il nostro file di riferimento, questi due scassi qui. Allora, sono larghi 10 e viaggiano per una profondità di 20. Allora, andiamo a fare il nostro schizzo, via schizzo, lo facciamo sul piano qua sotto e facciamo due quadrati, due rettangoli, uno e uno, due, e poi li andiamo a sistemare. Andiamo a posizionarle, allora, a distanza 10, e quindi mettiamo questa quota 10 da questo spigolo dietro. Ovviamente mettendo questa quota mettiamo anche il fatto che quello spigolo, questa linea qui è parallela alla faccia dietro, distanza 10, e a distanza 10 da questo spigolo. Quindi vedete, nel rettangolo io non ho cominciato a mettere orizzontale, perpendicolare, eccetera eccetera. Prima ho messo quelle due quote che mi servivano, quota da qui a qui 10, anche lei, che già me ne hanno fissato un bel pezzo di oggetto. E adesso metto i due ortogonali, 1 e 1, 2, 10 quote necessarie. Sì, perché devo dare questa lunghezza. Allora, non do 20, do qualcosa di più, 30, per esempio 30, perché in questa maniera sono fu va fuori. E anche la larghezza 10, diamo 20, abbondiamo, tanto poi è tutto materiale che andiamo a sottrarre, 10, 20, e questo è perfettamente vincolato. Adesso dobbiamo fare lo stesso lavoro su quest'altro profilo di scasso. Allora, andiamo a mettere il solito 10, sia da questo che questo spigolo dietro, da questo 10. Potevo mettere anche dei vincoli per questo qui, un vincolo di allineamento, eh. E poi le due quote che sono 20 e 30. Allora, gli ortogonali. Gli ortogonali, facciamo così, mettiamo l'altro ortogonale, lo mettiamo qui. Due quote necessarie. Questo, quota.
possiamo anche fare così, uguale questo a questo e questo a questo. Perfetto, completamente vincolato, concludi schizzo e adesso andiamo a tirar via il materiale, tutto ovviamente, perché qui va via tutto. Quindi estrudi 1 e 1, 2, la direzione è quell'altra, l'altezza, quella che si è preso da solo 30, ci basta. E quindi a tagliare diamo l'ok. Diamo l'ok e adesso andiamo qui e facciamoci rigenerare il pezzo. Vedete che gira la ruota, dopo un po' troviamo esattamente la stessa proiezione. Vuol dire che questo oggetto, tra l'altro fatto con due soli schizzi, ok, è completo, è finito, è stato modellato. Se andiamo qui, l'ultimo test da fare sarebbe mettere le stesse quote. Se vogliamo divertirci lo possiamo fare. Allora, qui annotazione, prima gli assi, poi questo e qui c'è tutto e poi le quote. Allora, quota 15. Abbiamo due cifre decimali, vi ricordo, gestione, editor stili. Un attimo, default ISO, via gli zeri finali, i trailing. Salvo e chiudi, quindi 15. Qui torniamo sull'annotazione, 10. Sessanta, mettiamo le tre quote sopra, quindi da qui cost to cost la lunghezza è 60, questo spigolo è 10, questo spigolo è 20, quindi fino adesso tutte le quote ribattono. Andiamo su questo, abbiamo la lunghezza qui dell'asola che è 10. Questa quota la tengo all'interno per evitare che disturbi la comprensione di quelli che sono i contorni. Poi mettiamo il raggio, R5, perfetto, 10-15 abbiamo messo, questa quota sopra, 10, e qui le ultime tre quote che sono la distanza 35, 10-10. Allora facciamo questo pezzettino qui. E 10, questa posizione dell'asola ha preso un angolo, non va bene, quota tra questo e questo, eccolo qua, 10, e per ultima l'altezza globale 35, eccolo qua. Quindi le quote sono le stesse, le viste con le stesse viste, la rappresentazione delle viste, le viste sono le stesse, con le stesse viste inteso la stessa scelta di viste principale e dall'alto, lo stesso metodo ovviamente, quindi vuol dire che il nostro modello è finito ed è anche corretto, ce lo siamo anche autocontrollato. Bene, anche questo filmato è terminato, spero abbiate imparato qualche cosa, mettete il solito like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale perché il materiale, come vedete, ne sta andando su tantissimo. E ci vediamo al prossimo filmato.